Signori, benvenuti in un nuovo video di Mr. Ba. Come sempre sono io, non è cambiato niente. E oggi voglio fare il rehouse delle mie due migali che ho qua in questione. Io direi di partire dalla prima, che ormai penso che la conoscete tutti, da lì, che è una brachipelma amori femmina di 4 anni adulta. Allora, io direi intanto di partire dalla rimozione delle ante di vetro, che io adesso rido. Ok, la prima anta di vetro ce l'abbiamo e io direi di metterla qua sopra. Io adesso direi di partire a togliere anche la seconda. Ok, ora rido. Allora, innanzitutto fatemi togliere via tutte le decorazioni che ci sono all'interno. Quindi adesso tatina, l'unica cosa per me, ti dispiace se io lo vengo a prendere? Grazie. Adesso viene la parte più divertente, ovvero questa. Allora, andiamo a mettere la scatola dentro. Io sto filmando con una mano, quindi voglio adesso vedere, voglio ridere adesso per vedere come farò. E andiamo a cercare di mettere la bestia di Satana dentro la scatola e poi di chiuderla, ovviamente. Allora, se ogni tanto raga non vedete niente è perché io veramente sono concentrato a non far scappare l'animale. No, si calmi. Ok, ok. Buongiorno. Adesso cerchiamo di andare a chiudere la scatola senza... No, bastarda lei. No. Benissimo, ok. Ce l'abbiamo. Benissimo. Ora non ci rimane che chiudere la scatola. Vai. Problemi che non si chiude la scatola, vabbè. Tre fessure su quattro sono chiuse. E adesso andiamo all'animale. Allora, no, questo qua ho detto che è un rehouse, non un tutorial. Quindi io adesso taglio tutta la parte e andrò a togliere tutta la terra vecchia, a pulire bene e a metterla a terra nuova. Ovvero quella. Ci vediamo quando ho finito, raga. Ok, raga, allora ci è voluto un bel po'. Ma è tutto pronto. È ora di inserire la bestiola. Comunque, raga, dal video vi posso garantire che non rende veramente come a questo animale, perché è bellissimo. Proviamo senza flash. Senza flash rende, ma è più scuro. Vabbè, però rende molto di più senza flash. Allora, subito andrò a metterlo per farvi vedere.
No, 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 no. Tata. Direi che possiamo augurarle buona permanenza nel suo terrario. Ok, ragazzi, io direi che ci rivediamo tra poco quando farò il rehouse della seconda migale, perché io adesso devo andare e quindi lo farò in un altro momento, però voi tipo lo vedete nell'arco di neanche 2 secondi. Bella raga. Oh sì, signori, ora rido. Passiamo col secondo rehouse. In questo caso il secondo rehouse è una femmina sempre di 3 anni ed è una bestia di Satana. Bestia di Satana, guarda. Guardala che si vede già lì. Comunque è una femmina di 3 anni di Aponopel Massimani. Con questa vado già bello che prevenuto. Cerca di togliere questo. Benissimo, già bella partita. Bene. Allora, possiamo stare calmi? Ti prego. Allora, devo prenderti questo. No. Ora. Guarda come mette tutta la terra dove non dovrebbe stare. Maledetta lei. Allora, io qua non so esattamente come farò a filmare a metterla dentro, ma io ci provo. Tanto io adesso so che corre. Io adesso lo so che c'è da tirare il bestino. No. No. Infame. Schifosa. Allora. No. Aiuto! Questa è la bestia di Satana, aiuto! Allora sei infame, come lo schifo. Raga, vi posso garantire che non è semplice, ok? Cambi, questa bestia, guardala. Bastarda in cu, guardala. Allora. Ok.
3 minuti soltanto per togliere la bestia. Ciao. Voi vi rendete conto con chi sto avendo a che fare io? No, chiudi, che bastardo. Grazie. Ehi. Ok, siamo pronti. Armiamoci di pinze, perché abbiamo visto che questa qua scappa. E io proverò adesso con le mani ad aprire la scatola e poi con le pinze a mettere dentro il ragno. Buona fortuna. Ce l'abbiamo qua. Buono. Proviamoci. Ok. Raga, voi non potete immaginarvi le manovre che io sto facendo. Ok. È un po' scomodo, però ci siamo. Ma comodissimo. Dov'è? Andiamo a metterci dentro. La missione più impossibile di sempre. Allora. Io ci provo, raga. La vedo veramente male. Vada. Sembra essere andata. Ok. Eccola. La nostra piccolina. Ciao. Ma ciao. Niente. Noi adesso la chiudiamo. Prima che questa qua veramente mi vada. Cioè, mi è già scappata dal terrario una volta e vorrei che non risuccedesse, grazie. Ok, ciao ciao.